testa di cancelliere. Una difesa che deve dare sicurezza al giovane portiere. Ma diciamo che oggi il giovane portiere dà sicurezza alla difesa. Quindi praticamente stiamo parlando di Girone, uno giocatore che non ha bisogno di presentazione, normale che oggi devi dargli anche tempo a questi giocatori che hanno un'età più, diciamo, più importante rispetto a loro di farli smaltire un quel ritiro. Però vedo che Falcano, di Girolamo, Nocerino, Sesto Balzano, credo che possa dare anche garanzie, rispettando sempre le tappe. Perché oggi c'è la Federazione, in tribuna l'avrai sicuramente visto, ha detto che abbiamo un buon organico, lui ha visto una buona squadra. Anche il Terrazzoli, lo incontreremo domenica, è un allenatore che qui è stato bene, ha fatto bene, quindi ha tutta la nostra stima. Quindi se lui ci ha detto un buon organico mi fa piacere, perché ripeto, qua è stato un anno con lui e abbiamo forse è stato l'anno migliore per l'aspetto del risultato. Abbiamo sperato, forse non siamo riusciti con qualche piccolo errore che è stato commesso, però ripeto, un allenatore che è simile, che se lui ha detto così mi fa ancora di più piacere. Io giusto volevo aggiungere una piccola cosa, il discorso poi delle medie, delle cose. Cioè, qua ormai abbiamo visto che ci stanno tante società che, soprattutto nel nostro girone, che hanno, essendo, trovandosi in città, in piazze, dico tra virgolette, che ritengono importanti, perché magari dove il calcio lo fanno da tanto tempo, lo fanno a livelli più alti, ritengono che il problema della rosa, della media di età di 24 non c'è, quindi giocheranno in questo modo, quindi il problema è relativo, il problema è capire chi vuole organizzare il calcio in un certo modo, cercando di fare un minimo di autofinanziamento dalla Lega Pro, e chi invece vuole fare calcio in un altro modo. Però tutto questo non so dove porta, perché io mi ricordo che l'anno scorso tra Lecce e Carpi, avete il Carpi, cioè, quindi non è sicuramente il nome o l'età che ti fa vincere, quello che diceva il direttore, la voglia, la determinazione, gente che viene qua come se passando di sentine e dice io quest'anno voglio spaccare il mondo, come Luca Orlani che dice io non mi sento in una squadra, non mi sento bocciato a fare la seconda divisione, perché comunque la seconda divisione è un campionato, specialmente questa qua del girone nostro, che è un girone durissimo, importantissimo, se si riesce a fare bene, rimanere nella Lega Pro unica, io non vedo che motivo ci sta di esprimersi in un campionato diverso. Quindi questa voglia qui, questa determinazione, questo entusiasmo che ci sta dando il direttore a questo punto, io noto che insomma è un'area completamente diversa. Non appagata, cioè ci hanno tutti quanti voglia quest'anno di consolidare anche gli investimenti che abbiamo fatto noi come società per rientrare in Lega Pro. Quindi l'invito che faccio è di dimostrare che questa non è una piazza facile per chiunque viene qua deve sapere che deve lottare, deve sudare per vincere una partita, e questo lo possiamo fare sia con la squadra ma soprattutto con un grande pubblico. Se noi quest'anno riusciamo a coinvolgere e a portare un grande pubblico qui allo stadio, ma chiaramente dovranno essere i giocatori a motivare, a dare queste motivazioni alle persone. Noi qua ad Alessa non ci manca niente per diventare una grande piazza. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Giovanni, ma poi per rispettare la media c'è bisogno di avere in organico i giovani bravi. Fortunatamente noi abbiamo seminato bene, per cui abbiamo un ottimo settore giovanile, dove abbiamo potuto attingere i vari Marsi, D'Agostino, Dusso e così via. Ma poi le altre squadre, io so per certo, come dicevo prima lui, che stanno chiedendo alle squadre, diciamo, di categoria superiore, i giovani che non riescono ad avere, che non possono rispettare. Ma ricordo pure che noi ogni due mesi abbiamo l'obbligo di pagare i contributi e di pagare gli stipendi, altrimenti ci stanno le penalizzazioni, e non so fino a che punto poi queste squadre riusciranno, così come in passato,
ad arrivare alla fine senza rispettare queste, queste regole. Quindi per me è un falso problema, nel senso che per il momento, non avendo giovani in organico, non possono assolutamente rispettarli, stanno cercando di attingere giovani bravi. Me lo auguro per loro che riusciranno poi ad arrivare a sopravvivere fino alla fine senza ricorrere contro il 2-3. Io per sorridere, giusto l'ultima domanda a Luca e Sebastian contemporaneamente. Il direttore ha detto che ci vogliono più o meno una quarantina di gol. 20 o 20 li vanno bene, qualcuno lo lasciamo anche a qualcun altro. Di vicino, lasciamo un po' di vicino. Per fortuna che non ci sta. Questa domanda, tra i tanti derby ci sono, qual è la partita che non si vuole perdere qua a Caversa? Caversa è quella più sentita, non so, a Caserta. Caserta, Caserta. Sì. Se, se li vengiamo tutte le altre va bene pure perdere, insomma. No, anche perché sappiamo Capuano. No, okay. Ho dei dubbi di Capuano. Se però è un peccato farlo esonerare. Ma okay. Grazie.